Ci crede di più la regina rispetto al Genoa di Burnic, che si spegne nel corso della ripresa e lascia agli Amaranto di Colomba il compito di inseguire il quarto posto. Eppure i grifoni avevano cominciato con i ritmi giusti. Nel primo tempo era mancato solo il gol. Qui Giacchetta salva su Callon lanciato a rete. Qualche minuto dopo Micillo respinge come può sulla sventola di Bonetti. Un braccio di Nicola nell'area genuana non convince Pellegrino, che lascia correre. E nel finale Jelpo comincia a lavorare su una diagonale di Marino. Il pari non serve a nessuna delle due, si gioca nella ripresa a viso aperto. In tre minuti però la partita si decide. Capitola la porta rosso-blu, campo gira di testa all'angolo la punizione di Poli e la regina non dà il tempo ai rosso-blu di organizzarsi. Marino in contropiede è micidiale. Per lui settima rete in campionato. Neanche l'uomo in più favorisce il Genoa dopo l'espulsione di Napolitano. Su questa conclusione al lato di Callon si spengono le sue speranze. Anzi, Marino nel finale potrebbe fare ancora 100.